tutti, siamo pronti per iniziare il nuovo appuntamento di questo ciclo di incontri che abbiamo chiamato Ricerca Oggi, quindi questi incontri con cui vogliamo esplorare un po' le frontiere della ricerca scientifica oggi, ricerca scientifica a 360 gradi, tutto quello che viene prodotto nei laboratori delle università, cerchiamo di trasmetterlo a un pubblico ampio e quindi in maniera quanto più divulgativa e comprensibile possibile. Oggi siamo con Andrea Gabrielli, fisico statistico, ricercatore dell'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR e docente qui al Dipartimento di Fisica della Sapienza di teoria dei processi stocastici. I suoi principali interessi di ricerca appunto variano da l'economia e i sistemi finanziari fino ad arrivare allo studio del cervello e quindi alle neuroscienze, e chiaramente applica le teorie della fisica statistica in questi ambiti di ricerca. E oggi proprio del alcuni studi sul cervello umano parliamo. Do subito la parola ad Andrea Gabrielli. Mi sentite senza... no? Per la videocamera. Ah, per la videocamera. Allora, vi parlo di una ricerca, come si dice, molto attuale, che è quella dell'applicazione di alcune metodologie fisico-matematiche per lo studio del cervello. Molto, diciamo, d'avanguardia, perché sono basati su dati sperimentali che fino a circa una decina di anni fa non erano accessibili. Ora, a causa di nuove tecniche sperimentali, principalmente la risonanza magnetica, è possibile indagare sia dati strutturali che dati funzionali del cervello e direttamente in vivo, con una grandissima ripetibilità, come dirò più tardi, e quindi si riescono ad accumulare tantissime quantità di dati, quello che si chiama oggi Big Data Science, per cui per navigare questi dati c'è bisogno di tecniche non più, diciamo, tradizionali delle neuroscienze, ma bisogna fare ricorso a tecniche di fisica statistica, di matematica, di teoria dei grafi, di computer science. Quindi, diciamo, come vi farò vedere alla fine, sta nascendo in questi 10 anni una nuova scienza, che sono le neuroscienze moderne, dove si vedono sempre più nascere nel mondo di laboratori multidisciplinari in cui biologi, neurologi, psichiatri, fisici, matematici collaborano insieme allo scopo di avere una descrizione più dettagliata del cervello. Allora, la cosa, diciamo, principalmente quello che io farei, partirei da alcune domande fondamentali, no? Una domanda è: che ci fa un fisico teorico a studiare dati sperimentali sulla struttura e sulla funzionalità del cervello, che sono dati su cui si lavoravano neurofisiologi, psichiatri e psicologi principalmente? Che ci fa oggi? Servono modelli teorici o basta la clinica? Cioè, diciamo, per molti anni, a partire, diciamo, dai primi dell'Ottocento, 1700, fino alla metà avanzata del Novecento, principalmente era uno studio clinico basato su pochi dati sperimentali, quelli facilmente accessibili, da cui si cercava di capire quali erano le caratteristiche fondamentali dell'organo più complesso che abbiamo nel nostro corpo, del cervello, che, diciamo, ha un livello di complessità così alto, così, diciamo, strutturato, interconnesso, per cui, diciamo, il grado di avanzamento delle conoscenze è stato più lento che in altre scienze, proprio per la struttura complessa che dal punto di vista epistemologico che ha questo oggetto. Poi, con quali sono, in caso siano utili, quali sono questi modelli? Si può modellizzare dal punto di vista matematico la dinamica delle funzioni, cioè si riescono a scrivere delle relazioni matematiche che spiegano questo, e quali sono, strettamente connesso, le opportunità che vengono aperte da questi nuovi mezzi di indagine diagnostica, principalmente la risonanza magnetica, ma tutti conoscete la TAC, la FET, eccetera. La risonanza magnetica, diciamo, ha un ruolo centrale. Ed ecco quindi il modello, la scienza del cervello, quello che si chiama brain science in inglese, diventa, grazie a questi nuovi mezzi diagnostici, una delle big data science, cioè una delle scienze in cui la quantità di dati comincia a diventare enorme, per cui questa quantità enorme di dati apre ovviamente la strada a un flusso di informazioni gigantesco. Però come succede quando si hanno un'enorme quantità di dati, leggere dentro a questo grande elenco di dati è difficile e quindi bisogna elaborare delle strategie principalmente matematiche. Va bene, quindi poi le neuroscienze moderne rimangono una scienza specialistica di tipo biomedico oppure di altre interdisciplinari, vedremo, appunto, potete immaginare
Allora, cominciamo un salto indietro nel tempo, no? Per tanti, a partire dall'antichità il cervello è stato studiato in maniera o, diciamo così, filosofica o dal punto di vista strettamente anatomico. Si spaccavano le teste dei cadaveri, si guardava che c'era dentro, si cercava di capire un po'. C'è chi pensava che, Galeno pensava che il cervello era morbido, il cervello era duro, quindi la parte morbida è più per l'emozione, la parte dura è più per la parte motoria. Poi c'è chi pensava che invece Aristotele pensava che era il cuore la sede del pensiero, che il cervello raffreddava soltanto il sangue, quindi noi eravamo più rudi, perché eravamo più razionali, perché il nostro sangue si scaldava meno, insomma, questo. Poi, arrivati nel 600, si cominciò uno studio anatomico più dettagliato, fino ad arrivare alla nascita di questa pseudoscienza che si chiama la frenologia, che a noi ci farà ridere adesso, quello che vedremo, però ha una grande importanza, perché è stato il primo approccio a capire qual è il legame tra funzioni e anatomia del cervello. Allora, quindi la frenologia è lo studio della struttura e della conformazione del cranio per determinare sia il carattere che la capacità mentale di un individuo, un po' l'ombrosiano, no? C'ho il bozzo davanti, sono intelligente, a fronte alta, insomma, questo era un po' quello che facevano. E l'assunzione di partenza era che le facoltà mentali sono organi, situati in organi sulla superficie, sotto appena al nostro cranio. Ci sono organi che, diciamo, assolvono a ruoli diversi dal punto di vista intellettivo, mentale e diciamo, di coordinamento dell'attività. Allora, quindi, l'ispezione visiva è lo strumento scientifico, quindi già siamo comunque un passaggio, è una tecnica sperimentale, una misura, si misurano le proprietà del cranio, da quelle si deducono, diciamo, tramite una statistica, si accumulano su tanti individui. Come potete pensare, nella fine del 700 e nell'800 non è che si facessero tanti problemi a spaccare crani di cosiddetti malati mentali, di cosiddetti criminali, insomma, diciamo, una scienza cruenta, che oggi fortunatamente non è più possibile, però ha dato luogo obiettivamente ad alcune conoscenze. Allora, il primo, quello che ha iniziato questa pseudoscienza, Franz Josef Gall, che ha operato alla fine del 700 fino alla prima metà dell'800 di Vienna, lui ha individuato 26 organi sulla superficie cerebrale che influenzano la forma del cranio. Tra questi organi c'è l'organo omicida, cioè c'è un organo che dà l'attività. Gli organi usati maggiormente crescono, quindi se noi siamo sottoposti a uno stimolo che ci obbliga a uccidere per mangiare, eccetera, cresce quella parte omicida. Se invece siamo molto contemplativi, crescerà più un'altra zona del cranio. Quindi la forma del cranio ci dice sostanzialmente le nostre qualità intellettive. Gli altri due grandi scienziati sono Spurzheim, che era di origine tedesca ma negli Stati Uniti, ha lavorato negli Stati Uniti, e George Combe, che nella prima metà dell'Ottocento fonda la società frenologica di Edimburgo in Scozia, e qui proprio loro contribuiscono allo stesso tipo di studio, danno ancora una definizione di regioni cerebrali più estreme, quella dello spirito metafisico, eccetera. Per esempio, questo, non pensate che sia finita la prima metà dell'Ottocento, si arriva fino al Novecento nello studio di frenologia. Per esempio, in questo libro sul carattere pratico, dice, lo scopo di questo libro sostanzialmente è di rendere pubblica a tutti con gli elementi della natura umana in tutti i paesi, uomini, donne e bambini. Ci sono state fatte delle analisi su 50.000 individui, quindi un lavoro statistico, comunque con carattere scientifico, sappiamo che questa è la base degli studi clinici, cioè accumulare statistica. 1 milione di osservazioni sono state confermate da esami, e vediamo un po' quali sono, quindi adesso vi farò vedere alcune pagine di questo libro, sono molto divertenti, però diciamo quello che fece la frenologia, questo tipo primo, diciamo, step pseudoscientifico, prescientifico, era comunque il cervello è la sede del carattere, delle emozioni, della percezione e dell'intelletto. Da qui in poi sarà sempre così, nessuno torna più indietro. Diciamo, regioni differenti del cervello sono responsabili per diverse funzioni mentali.
ancora oggi questo non è confermato, quello che abbiamo è magari alcune funzioni mentali, c'è una compartecipazione di varie aree del cervello, perché ovviamente noi sappiamo che quando facciamo una cosa facciamo anche altre cose, no? Quando pensiamo a una cosa poi abbiamo degli stimoli, ci ricordiamo un'immagine, allora la memoria visiva si ricorda l'immagine, mette a fuoco, la disegna nel nostro cervello, che richiama poi le emozioni, le cose di tipo, insomma si scatena un coordinamento enorme di attività cerebrale. L'idea di organi cerebrali è rimasta a lungo sottovalutato il peso della connettività, cioè quello che ha fatto, ha capito che ci sono delle regioni che loro chiamano organi, che sono responsabili delle funzioni mentali, però questo qui ha creato una compartimentalizzazione del cervello troppo alta, nel senso che fino a 30, 40, 50 anni fa si aveva ancora una visione molto a settori del cervello, cioè si è poco spinto sull'indagine della connettività, che invece vedremo ha un ruolo fondamentale per capire alcune proprietà dinamiche del cervello, soprattutto legate alla sua funzione. Il grande limite è sperimentale, il cervello potrebbe essere studiato solo ex vivo, tranne alcuni casi in cui facevano cose un po' cruenti, le sezioni del cervello mettevano una spina qua e vedevano che cosa succedeva, non parlava più, no? Broca ha trovato così le aree del linguaggio, motorie del linguaggio, ha aperto questa zona qui a alcuni criminali, li ha spinto qua e quindi non hanno più parlato, cioè, queste sono le aree di Broca, comunque però oggi si chiamano aree di Broca, ecco, diciamo si faceva un po' così, così hanno individuato varie altre aree, altri scienziati, sempre in questo contesto. Dice quindi soltanto ex vivo, cioè cadaveri, la maggior parte, l'abbinamento funzione genere arbitraria associata alla forma del cranio e allo studio delle tipologie fisiometriche criminali, quindi molto lombrosiano. Però alcuni passi, per esempio queste sono alcune pagine di quel libro, no? Quindi dice tutte le aree, se andate a leggere il linguaggio, la forma, l'individualità, l'eventualità, la comparazione, la 6 è la natura umana, questa qui è. In alto nella fronte abbiamo la natura umana, solo gli uomini, è vero, quando guarda il cinema non c'hanno questa fronte alta, c'hanno così indietro, tutti che, e dopo dice la natura umana si mette lì, e così varie altre. Per esempio questo, e quindi abbiamo questa, no, l'osservazione, il tatto, la persistenza, l'autoconfidenza, questa è fantastica, la fiducia in se stessi, il coordinamento muscolare, comunque non è, ma c'è, cioè, il cervelletto, qui c'è il cervelletto, no? Il cervelletto in effetti lavora molto nel coordinamento muscolare, quindi ci sono delle cose un po' che fanno ridere, ma altre un po' meno, perché questo è il bravo padre, no? Ci deve avere il bozzo qui dietro, il bravo padre, se no io non so se ce l'ho, però mi sa che ce l'ho tra l'altro. E questo invece, questo non è affidabile come padre, no? 1902 non è 800, stiamo già nel 900, già c'era la radio, già cominciavano ad esserci le automobili, i treni, stiamo già. E quindi ovviamente il bravo marito, a occhio, se uno c'ha così è un gangster, questo è il periodo di gangster, non inizia a quegli anni, è Dangerous, vi riporta subito alla mente Al Capone, no? Poi quindi, cioè, qui c'è la morale, il sentimento religioso, qui la casa, il paese, la famiglia, i sentimenti d'amore, e va bene, io sono un uomo con grande spirito, invece questo qui ovviamente non tra di voi, e va bene tutto eccetera, questo qui, però è la prima volta che si fa questa compartimentazione del. Poi diciamo, in realtà noi sappiamo una cosa, che c'è un grande protagonista dentro il nostro sistema nervoso, che sono queste strane cellule molto complesse rispetto a tante altre cellule del nostro corpo, che sono i neuroni, che sono composte principalmente da un corpo con un nucleo, poi delle ramificazioni, poi un assone coperto di gusci sostanzialmente lipidici, di grasso, che si chiama la mielina, che permettono la conservazione del segnale. Questo oggetto qui, nei neuroni cerebrali, sono lunghi da millimetro a centimetro, ma ci sono alcuni neuroni che sono lunghi da un metro. Immaginate che questo oggetto qui è un micro, un milionesimo di metro, il diametro qui è un milionesimo di metro, questa roba è lunghissima. Siccome sappiamo che qui viene elaborato e creato lo stimolo elettrico tramite gli ioni
e qui viene poi, da qui parte, poi con dei meccanismi di polarizzazione e ripolarizzazione di queste fessure qua viene trasportato questo segnale elettrico e va a finire qui, e qui si attacca ad altri rami di altri neuroni e lo trasmette, c'è bisogno che non venga disperso, e quindi questa roba qui deve essere, questi cuscini elettrici che hanno un grande ruolo, infatti quando si rovina abbiamo la sclerosi multipla e si perdiamo le funzioni motorie, perdiamo un sacco di cose, c'è una così. Sono molto rozzo, perché non sono un neuroscienziato, quindi... Allora, poi, dice, se uno prende, questo già lo facevamo nel 600, il cervello lo seziona, vediamo subito che c'è una zona chiara e una zona scura. No, la corteccia, cosiddetta corteccia, una zona superficiale, è grigia, questa zona qui invece è bianca, infatti si chiama zona grigia e zona bianca del cervello. Materia grigia e materia bianca, sostanzialmente, molto grossolanamente, questa è fatta grossolanamente dagli assoni cerebrali che connettono magari un neurone qua con un neurone qua, cioè il neurone della sua testa sta qua al suo corpo, qui c'è l'assone, qui c'è un altro corpo, un altro neurone, eccetera. Poi ci sono anche ovviamente neuroni più corti che all'interno della materia grigia, però la materia grigia è fatta sostanzialmente dai corpi dei neuroni che elaborano il messaggio e lo ritrasmettono. Va bene, questa, quindi nella materia grigia sono i corpi dei neuroni, assoni senza mielina, perché il colore bianco è il guscio lipidico mielino, dove non c'è è grigio. L'assenza di mielina, quindi qui si fa l'elaborazione e la trasmissione del segnale al sistema nervoso centrale, spina dorsale, che dopo diciamo, viene trasmesso in tutte le parti del corpo da altri neuroni. E nella materia bianca serve solo questa, sono i cavi elettrici. Immaginate che sono tutti i cavi elettrici che portano il segnale da parte dell'altra centrale. Va bene? Questa distinzione è importante perché quando vogliamo studiare la struttura del cervello dobbiamo studiare tutto. Quando studieremo la funzione del cervello uno si limita tipicamente alla corteccia cerebrale. Una cosa che volevo farvi notare è quanto è corrugato il cervello umano, no? Quindi noi dobbiamo sapere perché con l'evoluzione, se noi arriviamo fino alle scimmie del nuovo mondo, quindi Australia, America, il cervello è liscio, c'ha delle leggere striature, ma sostanzialmente è liscio, infatti sono animali meno evoluti, solo gli animali più evoluti, cioè le scimmie del vecchio mondo, poi diciamo le scimmie più avanzate, i scimpanzé e i gorilla, cominciano ad avere una grande corruzione, l'uomo ha una corruzione pazzesca perché lo sviluppo delle facoltà mentali, che è qui nella zona grigia, le facoltà mentali e le capacità, richiede una grande, sempre più neuroni, sempre più, allora siccome non poteva mettere una testa grossa certo. Un metro cubo, andare in giro così, per una questione di stabilità, quello che la natura ha fatto, ha cominciato a fare tutti questi ripiegamenti, aumentando, secondo lo stand di questa regione è molto molto grande, contiene un grande numero di neuroni. Allora, nel 1929 c'è un grande passo, Hans Berger introduce, cioè consapevole che c'è questo segnale elettrico, in realtà non conosceva i neuroni, che lui lo stesso partitore non conosceva, però si è reso conto che nella testa gira un sacco di elettricità. A basso potenziale siamo nell'ordine tra i 5 e gli 80 microvolt, cioè milionesimi di volt, se è una pila è 2-5 volt, no? Quindi molto bassa la tensione. E le frequenze del cervello, uno se mette si mettono degli elettrodi che registrano l'attività elettrica nelle varie zone del cervello, dovute a queste polarizzazioni e depolarizzazioni degli assoni del. E quello che succede è che abbiamo questi segnali e le frequenze tipiche, che significa il periodo delle oscillazioni di queste oscillazioni, va tra un Hz, cioè un'oscillazione al secondo, 80 Hz, circa 100 oscillazioni al secondo. L'attività cerebrale umana è un'attività che sta tra queste frequenze, cioè i segnali, quindi noi difficilmente abbiamo più di un centesimo di secondo di reattività, perché è la massima frequenza a cui lavorano i neuroni, va bene? E un secondo è la nostra percezione classica. E infatti quello che vediamo quando fa l'elettroencefalogramma, chi di voi l'ha mai fatto, io l'ho fatto quando l'ho messo sotto un autobus, mica volta, però quello che succede è che ti stai sveglio e ti fanno chiudere gli occhi e registrano le prime onde, che siamo onde alfa, che stanno intorno a 10 Hz, cioè 10 oscillazioni al secondo, e hanno una polarizzazione, una differenza potenziale di 30 microvolt. Dopo di questo ti fanno riaprire gli occhi dopo che li hai tenuti a lungo e registrano le onde beta che aumentano di frequenza, le oscillazioni si abbassano di potenziale, e questa, non c'è, questa è registrabile non solo quando ti fanno riaprire gli occhi, ma anche se quando stai dormendo, sono le stesse onde.
poi c'è onde bene, eccetera. E quindi quello che si fa, si studiano tutte queste frequenze, tutte queste onde, si ha uno spettro di normalità, studiando con la statistica tanti individui, e quando si vedono delle alterazioni si sa che è stata colpita con delle regioni del cervello, c'è un problema qualche. Questo è un grosso dramma, problemi del sonno, e così, schizofrenia, epilessia, tutte le... cioè viene fatto, si sa che l'epilessia da certi, per esempio se noi abbiamo sulle onde delta dei problemi, cioè se sono troppo attive le onde delta, sono troppo attivate, per esempio o stiamo sotto anestesia generale, oppure abbiamo un problema di metabolismo, che altera la trasmissione neuronale. Ecco, poi negli anni 90 c'era una rivoluzione pazzesca, è stata rotta questa macchina. Chi si è rotto un gomito, un ginocchio l'avrà fatta, chi c'ha la cervicale pure. Siamo in risonanza magnetica nucleare, macchine costosissime, queste qui ormai non costano niente. Quando erano state inventate, queste qui erano circa 10-20 elettrodi alla testa. Quella classe, se uno va all'ospedale, c'è 10-20 elettrodi, ormai sarebbe a 256. Quindi si ha una risoluzione sempre più alta della superficie. C'è un'alta ripetibilità perché questa registra soltanto segnali elettrici, quindi non ci possiamo parlare ogni 5 ore, non funziona nulla. No? Quindi questa è una grande proprietà degli esami clinici, perché un esame clinico come un attacco lo fa una volta, due, poi può essere bombardato da raggi ionizzanti, radiazioni ionizzanti, così tanto. Questa è un'alta ripetibilità e questa è una proprietà che è conservata dalla risonanza magnetica. La risonanza magnetica non agisce, non lavora tramite radiazioni ionizzanti, quindi la possiamo fare tutti i giorni, lavora a campi magnetici più o meno statici e quindi a radiofrequenze, quindi proprio diciamo perlomeno per quello che si sa ci si può giusto scattare un po' a destra se andiamo troppo a destra, no? Allora c'è questo grande toro qui, io non sono fisico sperimentale, qui c'è un grande toro, si chiama questo anello, si chiama toro per chi ha studiato fisica, lo sa bene, qui un po' di studenti e crea, è un magnete questo, un elettromagnete gigantesco che crea un grandissimo campo di polarizzazione lungo questa direzione, lungo l'anello, grandissimo, infatti vi dicono toglietevi le galline, toglietevi gli orologi, toglietevi tutto, perché sennò istantaneamente si attacca alle pareti e succede un gran casino. Va bene, un campo enorme, si parla di, tipicamente vanno le più deboli vanno 1,5 tesla, un tesla è un campo enorme magnetico. Cioè siamo sull'ordine, i grossi magneti della radice sono mille tesla, cioè sono dei magneti veramente potentissimi, fino ai più grossi, oggi vanno intorno agli 11 tesla, quelli clinici stanno per 1,5 e 5, 7 tesla c'è una grande diciamo, discussione, sono molto pochi usati perché si pensa quando ha troppi tesla, anche se il campo è stato, uno quello che ci dà fastidio sono le frequenze, perché ci sono delle frequenze che eccitano gli atomi di cui siamo fatti, possono ionizzare, succede un gran casino, possono addirittura rompere i nuclei, creare quello che succede con i raggi X. Invece questa a frequenza nulla, cioè c'è frequenza nulla, quindi c'è un periodo lunghissimo, gli atomi non lo sentono questa roba, se non si spostano tutti insieme, ma non fanno fare transizioni negli elementini che compongono gli atomi che sono pericolose, va bene? L'unica cosa è che però questa polarizzazione, siccome abbiamo dei metalli nel corpo, campo elettrico troppo alto, come sapete il ferro, le chiavi si attaccano, ma un pochino, quindi potrebbe alzare un po' la temperatura, quindi si sa che fino a 5 tesla non succede niente, su 7 tesla c'è una discussione, alcuni paesi usano, altri no, 10 tesla serve solo per come dice fantocci o si dice per dei campioni sintetici, diciamo. Sì. Va bene, allora che cos'è la risonanza magnetica? Va bene, è difficile, questo è un, ho messo qui un bellissimo disegno, una foto che io ho fatto al Dipartimento di Fisica. Tuschek. Questo è Bruno Tuschek, è stato un grandissimo fisico statistico, quello che ha introdotto la fisica statistica sostanzialmente, è un austriaco che ha deciso a un certo punto di lavorare a Roma perché c'era Malvi, c'era tutto il gruppo di fisica che è tornato a Malvi dopo la guerra e lui si divertiva durante le discussioni tra fisici a fare dei disegni. E questa è la discussione sui campi magnetici tra fisici, come sapete per calcolare il campo magnetico della forza c'è stato il prodotto vettoriale che dice l'elettrone si muove così, il campo magnetico così, allora poi teoria così, no, la forza è quella, allora queste sono tassili per calcolare dentro agli perché si parla di acceleratori di particelle quindi per capire bene come fare le cose. Va bene, che cos'è la risonanza magnetica? La risonanza magnetica è una tecnica a bassa invasività, come dicevo, le radiazioni non sono ionizzanti, quindi si può ripetere l'arco di tutti i giorni. Consente misure tridimensionali, dell'elettroencefalogramma bidimensionale.
della densità di momenti magnetici nucleari di varie specie atomiche, cioè dove stanno gli atomi, come sono fatti sostanzialmente, questo che significa questi, questo capito cos'è il momento magnetico. Quando leggete momento magnetico, considerate la traduzione è calamità, una calamità. Va bene, di varie specie atomiche, cioè ioni idrogeno, l'ossigeno, nei tessuti biologici, ma anche materiali, la risonanza magnetica è usata per trovare il petrolio, nelle rocce. Perché sanno che l'acqua, avendo gli atomi di idrogeno H2O molto esposti e avendo una caratteristica nucleare molto importante, oggi hanno un momento il fattore geomagnetico più grande di tutti, si può analizzare bene. Quindi sanno dove c'è l'acqua della rocce, c'è pure il petrolio in genere. E quindi si va a cercare. E da come distribuire l'acqua possono fare le previsioni su quanto petrolio c'è. Stessa tecnica, esattamente la stessa. Poi, oltre a misurare la densità, cioè quanto ce n'è stato in questo materiale, si possono anche studiare se io in questa tecnica eccito, in un modo che, da cui il termine risonanza, eccito questi atomi, come sono i tempi con cui ritornano, e spengo quella perturbazione, ritornano allo stato normale. E, diciamo, quindi si basa sulla misura della risposta di queste calamitine, ogni atomo ha una calamitina, non tutti gli atomi sono calamite. Alcuni hanno la calamita nulla, sono neutri, sono come il legno rispetto alla calamita. Altri invece sono come il ferro dolce, cioè sono atomi magnetici, sono costituiti da atomi magnetici, sono piccole calamitine, vicino a un altro magnete vengono attratte. Allora, si basa su misure della risposta ai momenti magnetici nucleari ad apposite perturbazioni magnetiche, cioè questi campi esterni che noi creiamo, attorno a una forte polarizzazione. Noi abbiamo questo, nel toro, questo grande campo fortissimo fermo, è una calamita fissa. Poi aggiungiamo altri piccoli campetti che perturbano questa situazione e vedo come risponde gli atomi dei nostri materiali. E da quello diciamo. Allora, che cosa si misurano? Che cosa si misura? Si misurano i tempi di rilassamento all'equilibrio quando spegniamo queste perturbazioni, lo spostamento, ci possiamo anche misurare come si spostano gli atomi nel nostro corpo, in particolare molecole d'acqua. Questa è una cosa bellissima negli ultimi 10 anni, che ha aperto nuove strade all'indagine clinica anche, cioè, da come e anche la ricostruzione delle fibre nervose nel cervello e l'andamento e poi l'andamento temporale della densità di alcune specie chimiche connesse al metabolismo cellulare e neuronale. Che significa? Noi se voi sapete nelle nostre cellule che cosa bruciano quando lavorano? Ossigeno, lo zucchero gli dà ossigeno, quando mangiamo zucchero dà ossigeno alle nostre cellule. Quindi dove c'è tanto ossigeno significa che le cellule in quella zona stanno lavorando molto, no? Nel cervello in particolare potremmo pensare che ci sono dove ci sono, cioè in un dato istante zone con più ossigeno, cioè dove il sangue sta portando tanto ossigeno, zone meno, vuol dire che in quel momento stanno lavorando le zone con tanto ossigeno. Allora, che fa questa macchina? Questa macchina qua, la macchina di risonanza, la prima cosa che fa è dividere il cervello, l'immagine, una griglia, va bene, molto sottile, cioè molto piccola per le nostre, molto fina per, per i nostri fili, molto grande rispetto agli atomi. Ricordatevi che gli atomi sono circa un decimo di miliardesimo di metro alla larghezza, va bene? Piccoli, 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 piccoli. La larghezza di questi quadratini della griglia, che si chiamano voxel, che è la generalizzazione del pixel del nostro schermo computer tridimensionale, sono gli ordini del millimetro. In realtà vanno tra un decimo di millimetro e un paio di millimetri a seconda del tipo di indagine che facciamo. Se voi fate il conto, questo è largo circa 10 centimetri, 10-15 centimetri, 10-15, vedete il calcolo, quanti elementini voxel ci stanno nella griglia del cervello sull'ordine del milione. Quindi tanti dati, no? Però è molto grande questo rispetto a un atomo, anche rispetto a un neurone è un micron, è un millesimo la larghezza. Quindi se voi fate quanti ce ne posso impacchettare di assoni, di fibre, quante ce ne possono passare, ce ne possono passare un milione. Scusate, un miliardo dentro a un singolo voxel. Quindi io quello che misuro lo misuro voxel per voxel. Io do una misura, metto una misura, quello lo fa in contemporanea, però in voxel per voxel misura le proprietà, poi in base alle proprietà decidete da un colore bianco, dal bianco al nero, per quella proprietà che ha studiato, ti fa l'immagine di dimensione, eccetera, secondo quella proprietà. Va bene? Questo è la risonanza magnetica. Va bene, quindi in genere i voxel vanno da 100.000 a 1 milione. Se ci limitiamo solo alla corteccia cerebrale, noi togliamo la materia bianca tra 10.000 e 100.000. Quindi vedete, in ognuno di questi si raccolgono tantissimi dati, comincia ad essere proprio big data, no? Grandi dati. Allora,
Allora, adesso appunto si studiano o i tempi di rilassamento dopo perturbazione o le proprietà di autodiffusione delle molecole d'acqua. Con i tempi di rilassamento si fa l'imaging a toni di grigio a colori. Quando vedete il legamento del ginocchio, fanno le misure del T1 e del T2 e vi danno la misura, vi danno l'immagine del ginocchio. Va bene? Ancora, questa è la prima tecnica. Poi si può studiare come le molecole di acqua si muovono nei nostri tessuti, cioè le proprietà di diffusione, come diffondono, come si stanno muovendo. Allora, quella è una tecnica molto più moderna, cioè a circa 10-15 anni, e con quello si può fare sempre un esame diagnostico, ma in più si può costruire quella che si chiama la trattografia, di costruire nel cervello le direzioni delle fibre, come per vedere l'immagine bellissima. E quindi quello che si dice è ricostruire il connettoma. Il connettoma è l'insieme delle fibre nervose del nostro cervello. Quello si chiama connettoma, ormai è come il genoma, no? Noi abbiamo un genoma, abbiamo un connettoma. Prima c'eravamo solo un genoma, ora da 10 anni abbiamo il connettoma. Allora, e poi si può studiare invece, quindi queste sono per cose stabili, si studiano le immagini, le strutture. Poi per studiare la dinamica del cervello si misura la densità di ossigeno che varia nel tempo, in ogni voxel, in ogni piccolo, e quindi si riescono a avere un monitoraggio delle funzioni del cervello. Per esempio, queste sono tipiche immagini. Diciamo quindi, allora cos'è? C'è una risoluzione spaziale abbastanza alta per la diagnostica, sufficiente per avere un gran numero di particelle dentro e quindi avere dei dati statistici seri per ogni voxel. Chi è studente di fisica capisce questa cosa. Quindi dà delle informazioni affidabili, che non è che dopo 10 minuti sono cambiate, questo dico, cioè se le ripetono anche ripetibili, questo dico. Però una risoluzione temporale in particolare per questa parte qui, che quando si studia la dinamica del cervello, più bassa dell'elettroencefalogramma. Tipicamente si fa una misura al secondo ogni 2 secondi, quindi il massimo è un Hz, la frequenza massima è un Hz, invece con l'elettroencefalogramma si fa 80. Quindi quella c'è l'elettroencefalogramma c'è una risoluzione spaziale pessima, al massimo ormai si arriva a 128-256, quindi risoluzione spaziale all'ordine di centimetri, 10, e poi solo bidimensionale, non si va dentro. Però dal punto di vista temporale è più efficiente, infatti adesso si accoppiano i due dati, si fanno macchine miste nei centri diagnostici principali. Allora, queste sono le immagini, le applicazioni sono la diagnostica per immagini, neurofisiologia del cervello, per studiare il cervello, lo studio del bilancio del funzionamento cerebrale con l'applicazione, mediche neuropsichiatriche. Si studia la demenza, si studia l'Alzheimer, si studia la schizofrenia, si studia l'autismo, l'Asperger. Ormai la tecnica diagnostica principale, non di monitoraggio, principale è la risonanza magnetica. Quindi si va oltre l'anatomia, semplice anatomia, e si studiano o il connettoma, per esempio, queste sono la ricostruzione del cervello, oppure la rete funzionale, cioè come le diverse zone stanno parlando tra loro mentre lavorano. E questa è una rete che rappresenta il coordinamento, diciamo. Allora, come funziona? Proprio in due parole, perché non voglio annoiarvi più di tanto. Quindi si mette quel grande campone fortissimo, costante, lungo l'asse del toro. Questo polarizza questi atomi magnetici, tipo di pensare agli atomi di idrogeno. Questi si girano. Va bene? Si girano, in realtà si girano proprio perfettamente. Non si girano perfettamente perché chi sa un po' di fisica sa che in realtà c'è una girazione termica, quindi tende a incasinarli, cioè quindi sta una temperatura tale che questi atomi sentono una girazione termica, quindi tenderebbero a se stavamo a una temperatura bassissima si allineano tutti col campo, certo, come tutte le piccole calamite, tutte nella stessa direzione, però c'è la girazione termica, quindi in realtà ci sarà un angolo tipico a cui si trovano, verso, sempre vedete così. Poi si sa che un campo magnetico, che fa un campo magnetico con una piccola calamitina, la fa ruotare e fa fare questa di una trottola. Questi fanno così, questi atomini si mettono circa un angolo e poi cominciano a ruotare. La frequenza si chiama frequenza di Larmor, che è data sostanzialmente a qualche un fattore che si chiama fattore giro magnetico, è data dal campo magnetico. Girano a una velocità angolare data dal campo magnetico, bene? Ora che fa? Poi ci aggiungiamo adesso un altro campo. Supponiamo quindi il campo che abbiamo visto è orientato così, questo è l'anello, sta qui intorno. Qui è il campo di polarizzazione, adesso mettiamo su questo piano un altro campo che invece di essere fisso gira. È un campetto piccolo piccolo, questo è l'ordine di Tesla, quello dei micro Tesla, cioè piccolo piccolo piccolo, però per proprietà strane della materia, dovuta alla meccanica quantistica, quello può far saltare gli atomi da uno stato quantistico all'altro. Classicamente quello che fa, tende a
se abbiamo questo, allora, se abbiamo questo piccolo momentino magnetico che gira come una trottola intorno al campo fisso forte che abbiamo messo, tende a fargli fare una rotazione così, a portarlo verso questo piano. Va bene? Se in particolare la frequenza con cui gira questo campetto piccolo perturbativo che mettiamo è uguale alla frequenza di Larmor, si ha il fenomeno della risonanza, e quello che succede, proprio questi momenti magnetici si mettono tutti sul piano. Poi spegniamo, da questa perturbazione di B1, vediamo, loro si ritorneranno così, ci mettono un certo tempo, ci mettono due tempi, un tempo per la componente lungo quest'asse e un tempo lungo in questo piano, per la componente in questo piano. Due fenomeni fisici diversi danno luogo a due tempi diversi, non vi spiego quali sono, uno conserva energia, uno no, ma questi sono il T1 e il T2 con cui si fanno immagini del volo, della verticale, si fanno così, si fa per ogni orsa e si misura a T1. Quindi nel piccolo quadratino, nel piccolo tavolino c'ho T1 uguale a 10, un altro no, un altro 8, poi decido i colori dal bianco al nero di dare questi numeri e ti viene una bella immagine del cervello, bellissima, o anche del nostro ginocchio, bello, bello. Con la diffusione in realtà è molto più difficile, infatti l'hanno scoperta molti anni dopo, però quello che succede sostanzialmente è che le nostre molecole d'acqua, in realtà dove c'è acqua le molecole per agitazione termica urtano e piano piano, vedete, ve lo faccio ripartire, aspettate, non so se può ripartire, no, si vedete che sono separati i colori, piano piano si mischiano, succede questo, no? Fanno questo urtano, fanno quello che si dice un cammino aleatorio, da questo, un modo croniano, va bene? Allora, invece di usare un campo lungo il toro, lungo l'anello della risonanza magnetica della macchina, fisso, costante sia nel tempo e nello spazio, lo facciamo variare solo nello spazio linearmente. Quindi le velocità in cui ruotano, nelle diverse zone dentro lo stesso offset, che è grande per queste, rispetto alle molecole, è gigantesco, all'interno dello stesso offset, in diversi punti, le molecole girano con velocità diversa per la retrocessione di Larmor, e quindi se si muove una da un punto all'altro acquista una fase, cioè abbiamo un modo per tracciare quanto si è spostata e possiamo misurare gli spostamenti. Questo è il fenomeno, diciamo, il fenomeno fisico. E questi sono i fenomeni della diffusione. L'acqua, diciamo, se non è, il fenomeno con cui immaginate il trasparente è l'acqua e l'altro è un altro tipo, quello adesso diffonde, vedete come fa piano piano, va a occupare tutto. C'è la fisica, se noi abbiamo tutte le particelle concentrate qui, non è un po' di questo materiale di fondo. Se noi andiamo a misurare da tutto quelle particelle che urtano, una singola particella come fa, una fa un modo così, vedete, si chiama random walk, un modo aleatorio, è un modo molto bizzarro, molto lento, tende a visitare un po' tutto lo spazio, ma si allontana con lentezza da dove è partito, con molta lentezza. È quello che cammino che fa un po' l'ubriaco quando torna a casa, che ha bevuto troppo, invece andare dritto a casa comincia ad andare di qua di là, ci mette molto più tempo. Allora, questa è l'unica formula di tutto il top, la tagliamo e quello che voi vedete sostanzialmente è che noi, quella nostra particella può fare dei passi a caso, a destra, a sinistra, con la stessa probabilità, non va bene, questo è quello che succede, quindi in media sta ferma, lei in media sta ferma, però in realtà si è spostata, cioè se noi facciamo tante particelle, il centro di questa particella è sempre il centro della nuvola. Ma in realtà quello che succede è che ogni singola particella, non sappiamo la direzione, ma da qualche parte si è spostata molto lentamente. Se, sapete, se noi spariamo un proiettile, la distanza a cui si sposta è lineare col tempo, no? Dopo 10 millisecondi starà una distanza al doppio di dove stava a 5 secondi. Invece questa va come la radice quadrata, qui c'è un quadrato, qui c'è come la radice quadrata del tempo, molto lento, lentissimo, si chiama modo diffuso, questa è la legge fondamentale della diffusione. Questo è un percorso, una molecola d'acqua sostanzialmente, dentro, se fosse un bicchiere d'acqua e noi fossimo capaci di colorare e seguirla, avrebbe un cambio. Se guardiamo la distanza da quel tempo, una particella se ne andrà di qua, quindi in media la nuvola è centrale intorno a zero, in media non si muovono, però si allontanano in media dal centro di questa distanza qua che cresce come la regione. Questa è tutta la fisica. Non vi dico niente, si riescono. Non vi dico niente di questo, però quello che succede quindi adesso che possiamo fare? Possiamo misurare questa costantina di qua, supponendo che si avvia questa legge, possiamo misurarla in ogni voxel questa costante, perché siccome non è unidimensionale, cioè abbiamo tre dimensioni, possiamo misurare tre. E in base a quel valore di questi tre possiamo fare delle mappe del cervello. Ogni voxel avrà per esempio una sua D media,
una sua costante media o una costante, quanto differisce, quante ansiotrope, quanto differiscono in una direzione rispetto all'altra, e possiamo fare delle mappe del cervello. Molto bello, questo è stato fatto per tanti anni. E si possono, se poi noi in ogni Oxel guardiamo solo qual è la più grande, la direzione dove c'è la più grande di queste costanti, possiamo fare delle freccette e unendo le freccette fare questo oggetto qua, che è il connettometro. In America hanno speso quasi $1 miliardo di dollari per fare questa roba, cioè è una cosa di un grandissimo interesse. È nato a partire dal 2009, è tutto attivo, e quello l'interesse è clinico principalmente, perché ha applicazioni ai malattie mentali più gravi, ai malattie Alzheimer, la schizofrenia, ma soprattutto ha anche un interesse prettamente filosofico. Ve lo dico in tre parole. Negli anni 80, chi si ricorda un po' sullo sviluppo scienza, c'era il progetto Genoma. Perché? Perché è interessante sapere tutta la, come i geni producono le proteine nel nostro corpo, ma che abbiamo una mappatura completa della produzione delle nostre proteine, e quindi possiamo intervenire nelle malattie bene, diciamo. Però anche perché c'è un metodo filosofico, filosoficamente diciamo, ogni individuo ha un genoma diverso dall'altro. Quindi se io conosco il genoma, conosco l'individuo, cioè l'individuo e il suo genoma. Poi abbiamo scoperto che il 95% di quella roba là che sta scritta lì dentro non verrà mai espressa. Nel nostro DNA solo una piccola parte è espressa nei caratteri che abbiamo. E quindi c'è un po' troppo. Allora dice, qual è invece quell'oggetto che è? Sì, dipende dal genoma, però dipende anche dalla vita che facciamo, da come cresciamo. È il connettoma. Nel connettoma c'è un imprinting genetico, poi in base a se ci piace la musica, se ci piace leggere, se ci fanno correre, si svilupperà piano piano, crescono le aree, va bene? Un po' questo è un po' frenologico, però non lo è, cioè i neuroni cominciano ad attaccarsi, si chiamano sinapsi, quei rametti dei neuroni si attaccano uno con l'altro in base agli stimoli che abbiamo. E quindi noi a un certo individuo è descritto dal suo connettoma. Questo è l'interesse filosofico dietro a questo grande progetto, che coinvolge tantissimi centri in America, il più importante è il Martino Center all'Harvard Medical School, non so, che hanno, non so, quelli che hanno fatto queste immagini. Va bene, ma è vero questo che ho detto? È vero, sì, però il problema qual è? Che l'acqua, non è che abbiamo un bicchiere d'acqua qui dentro, quindi le molecole d'acqua si muovono nell'acqua stessa, no? Il problema è che ci stanno gli assoni. Ho detto che gli assoni sono ricoperti di grasso, di cuscine limici, sono impermeabili all'acqua. Quindi impedisco, quando l'acqua, una molecola d'acqua impatta con un assone, il palazzetto va indietro, non riesce a passare. Se ci sono le zone molto intricate, rimane intrappolata lì dentro, e prima di trovare la strada d'uscita ci mette tanto. E il problema è che questi cavi formati dai neuroni non sono tutti uguali, ma sono di taglia diversa. Questo produce il fatto che il segnale, invece di essere quello della diffusione normale, che qui dovrebbe essere una linea retta, non vi dico che ci si trova, è più lento, decade più lentamente. Va bene? Cioè, è dovuto al fatto che queste particelle di acqua, queste molecole d'acqua rimangono ingabbiate nelle gabbie degli assoni neuronali, e quindi lo schema di interpretazione di chi trovare D non ha molto senso, cioè è un'approssimazione, va bene, un pezzetto è lineare, quindi l'acqua D è la tendenza di questa retta sostanzialmente. Posso trovarlo, però se io guardo da tempi più lunghi vedo che c'è altre proprietà. Allora questo è dovuto al fatto appunto che questi sono gli assoni, queste sono le qualità, queste sono le assoni, poi inoltre qui sembra che stanno tutti messi alla stessa distanza, in realtà sono messi così, e quindi sono buchi grossi, buchi piccolissimi, quindi se la molecola d'acqua sta lì dentro rimane ingabbiata tanto tempo in una zona piccola, qui rimane ingabbiata in una zona grande. Questo produce delle dinamiche diverse. Qui se fosse un bicchiere d'acqua semplice, il nostro cervello, adesso guardate solo questo, adesso lasciato prendere, qui invece si rimane ingabbiato, cioè rimane ingabbiato, quindi fa queste molette bloccate, poi l'altro riesce a scappare, no? Quindi in realtà si muove meno, invece che andare la distanza come la diceva lei prima, più lenta. Allora uno può fare l'imaging cercando di trovare questo esponente qua invece di lì, e può dare i colori ai vari valori dell'esponente, dal bianco e dal nero. E quello che succede è che si ottengono delle, queste sono fatte prima con la bicchiere d'acqua, con il cervello assimilato al bicchiere d'acqua, e questo invece con questa nuova tecnica. Quello che si vede è che si riescono a trovare dei contrasti che prima non si riuscivano a trovare. Proprio qui vedo i toni grigio cambiano poco, qui invece cambiano molto da qui a qui. Quindi la speranza, questa è una tecnica molto nuova, qui noi abbiamo contribuito, questi sono dei contributi che ha dato il nostro gruppo, è uno dei gruppi principali che fa questi studi, e la speranza è di individuare delle regioni, tratteggiare meglio delle regioni per la diagnostica del cervello, per esempio l'Alzheimer, vedete se c'è una atrofizzazione di membrane, eccetera, invece non di sì.
gli ultimi 10 minuti vi racconto invece che cosa si fa per studiare come funziona il cervello. Cioè, qui ho detto, questi fino ad ora sono solo immagini e trattografia, cose statiche. Che succede? La risonanza magnetica può monitorare nel tempo, in ogni piccolo voxel, in ogni piccolo elementino della nostra griglia, la densità di ossigeno che c'è, quindi può monitorare il suo funzionamento. Poi, in base a quanto sono simili i funzionamenti dei diversi voxel, si può costruire un coordinamento, si può risalire al coordinamento, perché si dice, si costruisce una rete di correlazione. Va bene? Questo si può fare a riposo, cioè se non da fede, senza fare niente, oppure se siamo sottoposti a stimoli audiovisivi, ascoltando le canzoni, studiando il film, in cui ci dicono, ci fanno vedere tutti i visi, poi un'automobile per vedere il riconoscimento dei tratti visivi, vedono come cambia il segnale. Va bene? Sostanzialmente noi abbiamo, quindi, ogni zona ha la sua densità di ossigeno che varia nel tempo, poi in base a quanto sono simili, due zone, mettiamo un link che pesa grosso, grande, quante sono simili. E così studiamo come è fatta la rete del cervello. Una cosa che voglio dire importante, che uno può pensare che sia molto più importante studiare sotto stimolo, in realtà è molto più importante studiare a riposo. Cioè, sono interessanti tutte e due, ma a riposo c'è più informazione, perché in realtà, tra quando ne stiamo fermi così, quando facciamo anche una cosa molto spinta, va bene? La differenza di attività al cervello è solo il 5-10%. Cioè il cervello, anche quando dormiamo, lavora tantissimo, perché dobbiamo essere pronti. Quando mamma ci dice che è pronta la colazione, ci dobbiamo alzare. Cioè, non possiamo stare a un quarto d'ora a accenderci come il computer una volta e poi, no, te devi alzare da sotto la doccia. Allora, vuol dire che deve stare sempre in uno stato di eccitazione o di quasi eccitazione, in maniera tale che un piccolo stimolo fa partire la parte funzionale che deve lavorare. Va bene? Quindi si pensa che l'attività cervellare è più scritta nell'analisi a riposo che stiamo facendo. Quella stimola serve per vedere dei deficit, per esempio, per studiare delle malattie. Allora, la matematica, a questo c'è una matematica enorme, questo è un altro nostro contributo, non sono nostri, sono tantissimi gruppi nel mondo che studiano questo, che è la teoria delle reti, quindi rappresentare il cervello come dei nodi, che sono le aree funzionali del cervello, e dei legami, dei link o degli archi, come si dice, che rappresentano quanto sono simili, una relazione di dipendenza, quanto si assomigliano le attività che stanno facendo. E quindi questo è internet, questa è la rete di internet, questa è una fotografia della rete di internet costruita, questa sono varie reti, questa è una rete che si dice modulare, che ci interessa molto nel cervello, perché noi siamo interessati nel cervello principalmente a capire quali zone lavorano meglio con le altre. Cioè, mettiamo che dividiamo il nostro cervello, la nostra corteccia cerebrale, in 100 zone, 200 zone. Allora adesso vogliamo anatomia, per esempio, raggruppiamo tutti i voxel dentro a un'area e quindi facciamo la media e vediamo com'è l'ossigeno in ogni area, come varia nel tempo. E vogliamo sapere, a riposo, sotto stimolo, quali aree lavorano meglio con le altre. Va bene? E quindi noi guardiamo, vogliamo risalire e quindi poi vogliamo costruire queste famiglie di aree del cervello. Vabbè, si misura l'ossigeno. Quindi in ogni parte del cervello l'ossigeno nel tempo varierà. Nei momenti che lavora, nei momenti che non lavora, nei momenti che lavora, nei momenti che lavora. Zone diverse, comportamento diverso, in base a quanto sono simili queste curve si costruisce una maniera di zone del cervello, zone del cervello. Se è rossa sono molto simili, se è gialla proprio non si calcolano per niente una con l'altra, vanno indipendenti. E va bene, si studiano queste reti. Quello che abbiamo fatto per esempio noi è studiare 100 zone, il comportamento di 100 zone anatomiche, quanto si parlano. Ogni zona anatomica è una sottozona di macrozone, che sono la zona frontale che fa le funzioni esecutive. Ogni zona ha delle sue proprietà macroscopiche conosciute. Vorremmo sapere meglio come le sottozone si coordinano tra loro. Per esempio, c'è il cervelletto che negli anni sta acquistando sempre più importanza, non si sapeva niente da 15 anni fa. Piano piano, con questa analisi, si riesce a sapere sempre più. Si aggiungono, sembra che è sempre più importante. Quell'oggettino là che sembrava un cuscinetto, invece, senza di quello. E poi la zona limbica, questa zona centrale del cervello. La più antica dei mammiferi, la prima che si è sviluppata, sembra che sia molto legata ai sentimenti di conservazione della specie, tutti gli stimoli che ci mettono in pericolo, che ci fanno sopravvivere, anche i che regolano il metabolismo, stanno tutte qui dentro. Quindi se fa l'ottola qua, magari non parliamo più, però sopravviviamo. Se ci arriva qui, va bene? Allora, questo è lo studio. E vabbè, quello che facciamo, noi abbiamo quindi queste zone del cervello, un arco con un peso tra 0 e 1. 0 non si parla di niente, 1, questo qui c'è uno degli autori, Giampiero, qui è proprio. Questo l'ha fatto lui sul topo, non sul topo. Lui l'ha fatto sul topo, però
E quello che facciamo, cominciamo, quindi abbiamo ogni area con due aree e il loro link col peso, in base a quanto sono simili nei comportamenti dell'ossigeno nel tempo, tra 0 e 1, e diciamo di togliere tutti questi legami se il loro peso è più piccolo di un certo valore. E aumentiamo questo valore, vediamo come la rete, che all'inizio è tutta questa, si spacca in pezzi. Questo è il numero di pezzi in cui si spacca. E quello che vediamo è che ci sono delle zone, dei gradini, del tutto innaturali, e che in una rete della stessa grandezza, la cosiddetta randomizzata, cioè più casuale, non esistono per niente. E gli diamo un grande significato a questo, perché vuol dire che lì noi malgrado stiamo aumentando, cercando di rompere più legami tra le zone, tutte le zone del cervello in cui abbiamo diviso il cervello stanno resistendo tutte insieme. E quindi diciamo che quella partizione è una partizione significativa e intrinseca, che ha un significato fisiologico. E quindi per esempio vedete, partendo da qui cominciamo a togliere i link deboli e si spacchetta, non c'è spacchettare in poche zone, poi piano piano si spacchetta, come vedete le zone che sono già conosciute, la corteccia visiva, la corteccia frontale, la corteccia visiva, il cervello, si comincia a staccare. Non è che la cosa interessante è che non è che si staccano pezzetti di zone già conosciute, no, quelle si staccano per ultime, cioè che il metodo matematico cattura una proprietà vera che è conosciuta dal punto di vista qualitativo del cervello, la rende quantitativa e misurabile, questa è la grande proprietà. Un altro metodo vi fa vedere che le aree, se c'è un modo ottimale per dividere, sempre basato sulla matematica delle reti, per dividere ogni punto è una zona del cervello. Questo è il legame forte che c'è tra loro. Se noi togliamo, c'è un modo per togliere tutti, questa sarebbe nel cervello tutta unita, tutta connessa. C'è un modo di togliere i legami più deboli, molto diciamo, molto smart, molto intelligente, per cui quello che succede al cervello per noi è una prima cosa del cervello. Le famiglie in cui si spacca sono catenelle, non sono mai anelli. E questa è una cosa molto molto particolare, è tipica solo del cervello. Se noi lo facciamo su altre reti, possiamo fare reti sociali, legami sociali, parentela oppure amicizia, qualsiasi rete di relazioni delle banche, mettiamo un link se si prestano i soldi delle banche, non succede mai questo, succede solo nel cervello. Questo è un indice di grandissima struttura organizzativa del cervello, di struttura gerarchica. C'è un'organizzazione, cioè insomma, milioni e milioni di anni di evoluzione hanno lavorato per non farlo essere proprio casuale che si accendano queste zone del cervello a caso, ma si coordinano in maniera molto molto efficiente con una relazione gerarchica molto forte. Si possono dire l'analisi strutturale alcune funzionali, lo faremo in seguito, c'è gente che già ci lavora, questo è un grande problema, capire come l'accoordinamento funzionale tra varie regioni è dovuto al fatto che ci sono dei link, delle fibre che partono vanno da una parte all'altra. Com'è il legame? Ovviamente due aree si possono coordinare anche se non si parlano direttamente, ma perché fanno un rimbalzo su una terza area. Per esempio c'è l'area dell'ipotalamo, il centro del cervello, che connette un sacco di regioni, le connette tantissime, quindi lei funge da coordinatore di tutti quanti, anche il cervello funge in questa. E basta. Quindi quello che far vedere alla fine è che sta nascendo una nuova scienza intelligente, dove oltre alla comunità classica c'è questa nuova comunità che sta entrando. I fisici sperimentali sono sempre stati che fanno le macchine, senza le quali il diagnostico non è possibile. Poi ci sono i computer scientist, perché bisogna maneggiare grandi dati, i network college, cioè gli esperti di reti, di matematica delle reti, matematici in generale per l'analisi del segnale, e i fisici teorici per i modelli, per i modellisti. E così infatti l'editoriale di questo mese dell'American Physical Society News, che è uno dei giornali di fisica più importanti, anzi forse come news più importante del mondo, l'editoriale di questo mese è: fisici, il cervello vi sta chiamando, cominciate a studiarlo e prendere la vostra. Oltre a Giampiero che sta qui, che speriamo presto trovi un bel dottorato da qualche parte, c'è Silvia Capuani dell'istituto, e lei si occupa della parte sperimentale delle analisi strutturali di immagini del cervello, Tommaso Giri del Centro Fermi, che invece della parte funzionale, Angelo Bifone, che è il direttore del Centro di Neuroscienze di Rovereto, che si occupa di tutte e due, sono tre fisici sperimentali, Guido Cardarelli, uno dei massimi esperti di teoria delle reti in Italia, Marco Palumbo, che è un prode giovane ricercatore che adesso è a Parigi, infatti ci hanno già scippato, bravissimo, già gli hanno chiesto un posto permanente, che ha fatto le analisi strutturali, tutta l'analisi dati, la modellistica, tutto questo, lui sa fare un po' tutto. Silvia De Santis anche ha collaborato adesso lei a Cardi su queste parti strutturali, e loro sono due fisico-matematici di reti che insieme a loro, insieme a queste altre tre persone, a me e a Giampiero, stanno cercando di capire un po' la funzionalità del cervello.
Grazie tanto. Curiosità, io una domanda ce l'avrei subito. Tu prima hai parlato di un grande progetto di ricerca americano a partire dal 2009. Io so che in Europa si sta lavorando al Human Brain Project, un progetto diciamo chiave per quanto riguarda la strategia dei finanziamenti scientifici dell'Unione Europea, finanziato non so con quanti, un miliardo di euro in 10 anni. In 10 anni, cioè una cifra pazzesca. Quindi ti chiedo, non so se collaborate all'interno di questo progetto in qualche modo, che cosa ne pensi? So che ci sono grandi perplessità da una parte della comunità scientifica, perché sostanzialmente questo progetto che cosa vuole fare? Vuole riprodurre in qualche modo il meccanismo del funzionamento del cervello. Vuole simulare il cervello umano. Esatto, tramite simulazioni, giusto? Allora, ti dico, la mia qualche anno fa la Commissione Europea ha lanciato una grande bando di concorso per due grandi, si chiamano flagship, progetti flagship, cioè ci sono tanti piccoli progetti che durano 2, 3, 4 anni in continuazione, però tu vorrai individuare due linee di ricerca su cui dire, vabbè, io ci spendo proprio un sacco di soldi, in 10 anni coordino 100 laboratori in ogni progetto, non 3 o 4 come succede 5 o 6, ma 100 laboratori. Ha fatto un bando, sono stati sottoposti vari progetti, hanno vinto lì. Uno è il grafene, forse avete sentito parlare. Il grafene è, sono sostanzialmente delle membrane, dei fogli di atomi di carbonio. Quando il carbonio è da solo si sa tutto. Quando forma questi fogli, non vi dico neanche come l'hanno scoperta, con lo scotch, con una specie di scotch. Hanno preso la grafite, ci hanno messo sopra una specie di scotch, hanno tirato, è rimasto un foglio di atomi di carbonio quasi di altezza di un solo atomo, e hanno visto che c'ha proprietà elettriche, magnetiche, di conduzione pazzesche, molto difficili da capire, molto difficili da dominare, che basta piegarlo a un posto poi gli sta per proprietà. Quindi hanno deciso di investire, cioè che è uno dei materiali del futuro, giusto o sbagliato, c'è chi è a favore di tutta questa concentrazione di spese, chi no, comunque sul cervello è stato il cervello umano, più o meno il progetto, che però a differenza degli americani sono molto più pragmatici, non hanno fatto il progetto il cervello, loro hanno fatto il progetto il connettoma, adesso tanto ne stanno lanciando uno nuovo, di un miliardo di dollari. Questo progetto, il connettoma, ho fatto vedere prima, che durava 7 anni, per 600 a 500 milioni di dollari, aveva un obiettivo, ricostruire le fibre, la rete delle fibre cellulari. Basta, non voleva sapere come funzionava, cioè loro volevano legare quello, perché dice quello là è legato, poi tramite quello posso anche fare diagnostica, però mi preoccupo. Invece nel Human Brain Project c'è una cosa, infatti ci sono stati tanti neuroscienziati in Europa che si sono molto arrabbiati, cioè l'idea che si possa in 10 anni arrivare a simulare il cervello umano, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè è troppo complesso. C'è un altro tipo di studio, c'è cioè, però fare dei circuiti di neuroni e piano piano capire come si parlano, molto difficile. Allora, io personalmente, poi adesso stanno cercando di aggiustare il tiro, quindi apro questo mega progetto, apro dei progettini laterali per ampliare gli studi, perché ha capito che era un po' rischioso questo progetto, che è coordinato all'ETH di Zurigo, quindi una scuola famosissima, la Politecnica di Zurigo. Secondo me è un po' sbagliato, perché nel senso che questa è una scienza che sta nascendo adesso, cioè sono 3 anni che si fanno conferenze in cui i neuroscienziati incontrano matematici con fisici per cercare di capire in che direzione andare. Adesso è una fase molto esplorativa in cui bisogna esplorare molto varie direzioni, rinchiudere uno schema singolo, e quindi se c'è un gruppo che lo fa e un gruppo che non lo fa, secondo me limiterà lo sviluppo di questa scienza. Mentre era giusto dire, dedico in 10 anni 1 miliardo di euro per il cervello e poi faccio bandi che cambiano di 3 anni in 3 anni. Secondo me c'ha due problemi questo, che era un progettone così grande rischia di limitare lo spazio di esplorazione, e l'altro che il tema iniziale che si sono posto, anche se adesso cercano di aggiustare il tiro, è un po', insomma, la simulazione del cervello. Pur,
gli americani stanno molto andando invece sulla studio di risonanza magnetica insieme alle elettroencefalogramme, c'è cioè integrazione delle tecniche. Poi vedremo, insomma, sono passati già 3-4 anni e... Ma al di là proprio dei tempi e degli investimenti. Noi non ci siamo dentro. Cioè, ovviamente si apriranno dei bandi di concorso per le cose che ci interessano a noi, di collaborarci. Cioè, da un punto di vista proprio teorico, secondo te, è possibile simulare un qualcosa, il funzionamento di un qualcosa che di fatto si conosce? Ma secondo me un gruppo piccolo di neuroni si può simulare. Loro sanno, se adesso è uno schema teorico sul singolo neurone, sai come si dice in tennis, fa gli spike, fa questi segnali, i segnali elettrici sono degli impulsi che viaggiano attraverso l'assone, non essendo tutti, se no si disperdono, viaggiano attraverso gli assoni. Poi devo fare delle reti e studiare, poi guadagnici, so come è fatto, come sono fatta la citoarchitettura della zona visiva, della zona di memoria, cerco di capire, però arrivare a fare il cervello, cioè io trovo una cosa un po' senza senso, poi magari mi sbaglio, ma non è la mia idea, cioè io poi sono fisico teorico, quindi però sono molti neuroscienziati con questo. Io ho una domanda, cioè, mi sembra da quello che ho capito che voi usate i dati, cioè riuscite a interpretare i dati sperimentali, cioè costruite quella matematica che vi consente di interpretare i dati sperimentali. Però appunto spesso si sente parlare anche di cose inverse, no? Cioè di appunto provare a simulare il cervello, cioè provare a costruire reti neurali che facciano qualcosa, tipo siano in grado di fare un'operazione, siano in grado di ricordare qualcosa, eccetera, no? Cioè costruisca. Allora mi domando, cioè la domanda che ti volevo fare è se questi modelli, diciamo, astratti, teorici di reti, sono mai serviti alla diagnostica, cioè non hanno mai tirato fuori cioè, niente. Le reti neurali, mi sei stato un punto di interesse a un'università, però è una roba degli anni 80, diciamo, 70-80, sono dei modelli matematici di reti di percezione e trasmissione delle percezioni in coordinamento, sono modelli matematici che hanno però avuto un grandissimo successo, ma non in neuroscienza, un grandissimo successo in economia, per decision making, per strategie, cioè dove c'è bisogno di scegliere delle strategie ottimali, dove c'è bisogno di scegliere da varie strategie in varie scienze, questi modelli consentono di esplorarli e di piano piano imparare dai passi che fai e muoversi, no? Questa... Però non hanno insegnato niente sul funzionamento del cervello. Sì, il singolo oggetto, come si chiama, il percettrone, ha insegnato come il singolo neurone può lavorare. Il problema è, cioè, è un problema di rete. Le reti non si sa, sono una scienza moderna. La rete è quella cosa, cioè, per farvi un'idea, quando si propaga una malattia, dipende dalla relazione sociale attraverso cui si propaga. L'AIDS si propaga differentemente dall'influenza. Perché? Non solo perché l'atto che la propaga è diverso, ma perché la rete sociale di chi è a rischio di uno, di chi è a rischio dell'altro, la rete, quella rete, quell'oggetto matematico in cui i link sono le reti, sono la polizia quando deve affrontare il problema dell'eroina, il problema della cocaina, lo deve affrontare in maniera diversa a livello sociale, la polizia o il ministero della salute, cioè, perché le reti sociali dietro la cocaina sono diverse dall'eroina, ma questo lo dico perché lo fanno veramente, non è che mi sto inventando, cioè devono studiare queste cose, senza questo, quindi quello che dico, la rete ha una grande importanza, secondo me quei modelli sottovalutano la rete, i modelli sono sul reticolo, l'alberello, no? E poi quando vai su un oggetto più complesso come il cervello non ci capisci niente, questo è un po'... Altre domande? La fisica per il motivo per cui oggi la, oggi in contemporanea forse quello che dovevate dice mannaggia la sua mancata c'era la conferenza stampa per la seconda revisione dei dati di in aula mandi solo che l'abbiamo saputo oggi pomeriggio per cui non potevamo rimandare qui l'ho saputo oggi pomeriggio a tu stamattina noi oggi pomeriggio no a pranzo esattamente a pranzo se leggere il giornale magari no. No, più interessante, no, secondo me c'è per mortale. Sì. Cioè, menzionando la vita se ci fosse il cervello non saremmo lì a misurarlo. No, sì, no, la cosa bella di questo, diciamo, il cervello è una per concludere, una cosa. Cioè la cosa bella del cervello è un problema scientifico di altissimo livello. Di altissimo livello in cui adesso c'è bisogno delle capacità matematiche, della modellistica dei visitori, la qualità dei visitori di saper fare dei modelli. Della modelli dei computer science che sanno viaggiare tra i dati, scaricarli, manovrarli, cioè c'è bisogno di un grande sviluppo in questo momento su un problema grandissimo della scientifica.
immaginarci. Lo diceva Heisenberg, no? La cosa più bella che c'è è la studiare il cervello. C'è solo un problema, che all'epoca diceva, se lo vuoi studiare bene nel dettaglio devi ammazzare l'individuo. Se vuoi vedere gli effetti di luce lo devi solo guardare, senza metterti a analizzarlo. Dice, quindi non lo sapremo mai, lui diceva una specie di principio di determinazione, diceva Heisenberg. Che il principio di determinazione era il suo, quindi si autocitava. Va bene, grazie. Va bene, grazie. Però insomma qualcosa di più, insomma.